Eccola la baby, Sara Santostasi, che ha fatto parecchia fiction, Ballando con le stelle, poco teatro. Questo è un po' un grande debutto per te? Un grandissimo debutto, è il mio primo musical, era il sogno di sempre, da quando sono piccina, quindi sono proprio contentissima. Mi hanno detto che da quando avevi 6 anni hai cominciato a fare spettacolo, più o meno, 5 per cui... Siamo lì, insomma, 5-6 anni, ho cominciato piccina piccina. Subito cinema? Subito televisione, pubblicità, poi ho fatto qualche serie come Don Matteo e poi sono passata al cinema. Hai fatto Ballando con le stelle, ti sei piazzata benissimo. Seconda, per pochissimo, quindi non mi lamento. Balli? A quanto ho capito sì, ho scoperto che so ballare. Ci sarà il volo d'angelo? Ci sarà, ovviamente. Le prove non le avete fatte in acqua? Le prove, forse cominceremo a farle anche in acqua. Per ora proviamo abbastanza. Beh, questo film è un po' un'icona, quindi non c'è neanche da fare il paragone con i due personaggi protagonisti perché li conosciamo. La responsabilità un po' si sente, eh? È grande, però insomma noi cerchiamo di dare il meglio di noi stessi e spero di dare un valore aggiunto, tra virgolette, alla mia baby. Come ti trovi con gli altri che hanno già fatto tanti musical? Cosa ti insegnano giorno per giorno? Tantissimo, io cerco sempre di rubare un po' consigli da tutti, poi devo dire siamo una compagnia molto... siamo molto uniti sotto questo punto di vista, io mi sono trovata benissimo, poi è vero che sono la più piccola, quindi sono la più coccolata. La baby, lei è la baby. Ah, io sono la baby, la più viziata, quindi cerco sempre di chiedere consigli comunque a tutti, però siamo un bel gruppo. Un personaggio anche difficile da rendere dal punto di vista emotivo, eh? Abbastanza, delle belle emozioni. Quindi era un po' una femminista d'avanguardia? Beh, era sicuramente una ragazzina, tra virgolette, che amava la cultura e quindi la portava nel suo bagaglio, nella sua vita, e difendeva qualsiasi cosa a costo di difendere la propria cultura. Nella vita ti senti un po' baby? Ma in alcune cose sì, in altre no, come un po' tutti. Ognuno ha qualcosa di baby, come ogni donna, come ogni uomo ha qualcosa di Johnny, quindi un pochino sì, ovviamente. Aspettiamo di vederti sul palco, grazie Sara. Grazie a voi, vi aspetto. Ciao!